comunque andare, anche quando ti senti morire, per non restare a fare niente aspettando. Lasciare è una dinamica fondamentale del vivere. Scatoloni, pareti spoglie, libreria vuota. Sì, a breve lascerò questa parrocchia in cui sono vissuto per 7 anni e mezzo. Un lasciare che coinvolge molti aspetti. La condivisione che oggi faccio con voi parte proprio da questo mio dover lasciare. Non lo faccio però con voi da queste stanze, da questa location, ma la faccio come quasi sempre da un luogo di montagna, oggi vicino al Passo Spluga, Lago Emmet, perché mi sembra che la montagna possa aiutare ad aprire lo sguardo, anche se poi magari qualcuno dice beh, ma anche il mare potrebbe aiutare ad aprire lo sguardo, l'orizzonte, va bene, e magari appunto prossimamente potrò fare anche qualche video forse anche dal mare. Il nostro vivere è tutto fra due lasciare. Quando siamo stati generati abbiamo lasciato il grembo di nostra madre, questo lasciare è stato traumatico, eppure anche se traumatico è stato un momento in cui ci è stata data vita, e l'altro momento del lasciare sarà la fine della vita, quando appunto dovremo morire, dovremo lasciare. Questo lasciare che è un lasciare definitivo, che per i credenti cristiani, per noi credenti cristiani, è il momento in cui saremo generati alla vita senza fine. Ma la nostra vita appunto è fra questi due momenti di lasciare. Il lasciare è qualcosa che segna la nostra esistenza dall'inizio alla fine. Eppure, nonostante sappiamo che il nostro vivere è segnato dal lasciare, e il lasciare è una condizione di possibilità perché la nostra vita vada avanti. Ricordo per esempio appunto anche in montagna, ogni passo che facciamo per andare avanti è anche un passo che ci fa lasciare il passo precedente. Ecco, ma nonostante noi sappiamo che il lasciare è qualcosa che segna la nostra vita, noi facciamo fatica a lasciare. Ma non solo, pensiamo che la nostra vita dipenda dal trattenere. Noi spesso ci attacchiamo alle persone, alle situazioni, alle cose, e questo nostro attaccamento è un po' una forma di autosalvezza, di ribellione al dover lasciare, che poi è la ribellione alla coscienza di essere mortali, è un essere guidati dalla paura di morire, come già avevo detto in un video precedente. Tutto questo ci porta a volte, anche quando sappiamo che è buono, che è utile, anzi a volte che è doveroso lasciare, ad aspettare che sia il tempo a costringerci a fare questo passo, quasi a dire non me la sento di far finire questa cosa, perché se la faccio finire mi sento quasi di morire. Invece a volte appunto è doveroso far finire alcune cose, è buono, è utile. Riteniamo a volte che solo la morte naturale o il termine delle cose sia qualcosa che ci fa chiudere, e non invece appunto scegliere a volte di chiudere alcune situazioni, alcune cose. Questo meccanismo e incapacità ad accettare di far finire le cose o che le cose finiscano è segno dell'essere schiavi della paura di perdersi. Gesù ha detto: chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo
la salverà. Pablo Neruda in una sua poesia diceva che è per rinascere che siamo nati, ma è altrettanto vero che siamo nati per imparare a morire. Ti chiedo, Signore, la grazia di essere liberato dalla schiavitù, della paura di dover salvare la mia vita. Ti chiedo la grazia di saper lasciare andare, di saper almeno qualche volta disobbedire alla paura di perdersi e sapermi perdere nelle tue mani. Fai buon viaggio e torna solo se hai. Lo chiedo per me e lo chiedo per voi. Gira il mondo, non importa in quanto tempo. Ciao a tutti. Fai buon viaggio e non temere, sarò onesto. Sarò il vento che ti scrolla l'ansia di dosso.